Si è rotto il menisco, devo per forza operarlo? Dipende di cosa stiamo parlando, prima cosa, perché diciamo ci sono diversi tipi di lesioni del menisco e diversi tipi di condizioni e quindi la risposta va data anche in rapporto alla reale valutazione del problema del soggetto. Partiamo dagli opposti. Se abbiamo una lesione o rottura del menisco, il menisco ha questa funzione ammortizzante, a tutto spessore con una parte che si accavalla sull'altra, e che blocca l'articolazione e che non permette di muovere l'articolazione con il cosiddetto blocco articolare, quella è la condizione in cui diventa difficile pensare a un trattamento, diciamo, non chirurgico, artroscopico, artroscopia è l'intervento con i piccoli forellini che permette di trattare il menisco, che ripristina la funzionalità dell'articolazione e toglie il dolore, a meno che non ci sia una, rari casi, un scavallamento della parte che torna alla posizione corretta, ma perché poi può ripresentarsi ancora come problema. In questi casi è anche importante valutare, diciamo, in modo tempestivo il problema, perché quando si crea una rottura del menisco c'è anche la possibilità, se questa rottura coinvolge la parte, diciamo, vitale vascolarizzata, di evitare di togliere la parte rotta del menisco e di riattaccarla, la cosiddetta sutura meniscale, in cui con speciali materiali riassorbibili, come se mini ancorette, oppure con dei fili che vanno dall'interno all'esterno, possiamo riaccollare le due parti rotte del menisco, farle guarire e fare in modo che torni tutto quasi praticamente come prima, come tessuto, se c'è una guarigione adeguata. Se invece lasciamo non trattata, una lesione instabile che in cui i pezzi di menisco si accavallano uno sull'altro, naturalmente può aumentare la rottura, peggiora la condizione del tessuto e riduce le possibilità di successo di una sutura meniscale e quindi la possibilità di guarigione, conservare il menisco, far guarire il menisco e proteggere l'articolazione da un invecchiamento precoce. Perché questo? Perché più parte di cuscinetto meniscale manca, più aumenta il carico sulle superfici dell'articolazione e più è accelerata l'usura dell'articolazione, in particolare della superficie di rivestimento che è la cartilagine articolare.